carte che non presenti, perché molti di voi non conoscono forse l'associazione. Io sono Gigi Berardi, presidente dell'associazione Polaris. Di solito tutti i venerdì l'associazione si riunisce per delle riunioni, delle relazioni, e questa sera è un venerdì particolare per due motivi. Il primo, che è il meno importante, ma partiamo dal meno importante: finalmente riusciamo a tornare nella nostra vecchia sede, che per il Covid è stata chiusa, i soci lo sanno, pertanto è la seconda volta che mettiamo piede qua dopo due anni, e quindi questo è un motivo di soddisfazione. Ma la cosa più importante, il motivo più importante della specialità di questa serata è che accogliamo la conclusione, quasi la conclusione, di un percorso molto bello fatto con l'aiuto dei nostri soci, presso Liceo Cassini, con Andrea Marenco e molti allievi che sono presenti qua, anche lì. E questa sera tre allievi che hanno partecipato a questo percorso relazioneranno sulle esecutive, per cui io vi ringrazio. Avremo sicuramente tante cose da imparare, da rivedere, e se Andrea può dire due parole anche a lui, sì. Volentieri. Grazie Gigi. Velocissime, non voglio togliere tempo a loro, che sono Aria Fumoso, Marina Piccina e Massimo Sciutto, che vi presenteranno questa conferenza, che sarà un po' la fase finale di un percorso che abbiamo iniziato a novembre, che ha coinvolto tre fasi: una prima fase di formazione, dove per 16 giovedì quasi consecutivi, più o meno all'ora di cena, abbiamo fatto un corso, penso che dopo già la giornata di matematica e fisica non potevo più vedere la sera di giovedì. Abbiamo fatto, anche grazie all'aiuto di altri soci di Polaris, e soprattutto una di queste conferenze che ha fatto Alessandra gli è particolarmente piaciuta, che era proprio su queste cose qua, e hanno voluto provare loro. Poi c'è stata una fase proprio di osservazione, anche venerdì prossimo andremo proprio a vedere le stelle con un telescopio. Siamo stati già due volte sul Gorma con i telescopi, e questa è l'ultima fase dove si può un po' vedere che cosa è rimasto. Direi che io li ho già sentiti e a me sono sembrati veramente dalla passione che ci mettono in queste cose. Spesso si sente dire anche gli insegnanti, i ragazzi adesso è difficile farli appassionare qualcosa di culturale, è difficile sempre di più col tempo che passa. Beh, io direi che dopo che abbiamo visto loro, credo che chi pensa così si dovrà rimangiare le cose alla grande. Va bene, subito la parola. Quindi un oggetto di queste dimensioni
quanto sono pieni questi oggetti. Ma torniamo un attimo indietro, più precisamente alla fine del 1700, in una piccola cittadina di Detorville, in Gran Bretagna. Qui troviamo il religioso e il fisico della natura John Michell. John Michell fu il primo a ipotizzare appunto di alcune stelle oscure, quelle famose stelle oscure che adesso sono diventate appunto i buchi neri. John Michell studiò a Cambridge e poi vi insegnò anche come professore di svariate materie, filosofia, fisica, matematica, teologia, greco, insomma, di tutto un po'. Poi ebbe la grande fortuna, beato lui, di vincere l'equivalente di un biglietto della lotteria al tempo, e quindi ovviamente che fai? Vinci il biglietto della lotteria e continui a lavorare? Mi sa che qua nessuno lo farebbe, quindi Michel neanche, quindi abbandona l'università ma non abbandona la scienza e rimane in contatto con alcuni degli scienziati più famosi del tempo. E infatti nel 1783 scrive una lettera indirizzata alla Royal Society di Londra, in cui scrive, in cui ipotizza che se esistessero dei corpi che avrebbero dei corpi con un diametro 500 volte quello del Sole, queste eserciterebbero una trazione gravitazionale talmente forte che la velocità di fuga sarebbe talmente alta che neanche la luce potrebbe scappare, quindi anche la luce emessa dai corpi dovrebbe tornare alla loro origine. Un momento, ma che cos'è la velocità di fuga? Bene, la velocità di fuga è quella velocità che dobbiamo imprimere ad un corpo purché lasci un pianeta e non torni più indietro. Per esempio, quella della Terra è di circa 11,2 km al secondo, quindi se volessimo, per esempio, non so, far partire questo termometro, magari no perché lo devo restituire al prof, ma se volessimo farlo partire e non tornare più sulla Terra, dovremmo imprimere una velocità iniziale di 11,2 km al secondo. Io proprio non lo faccio, anche se potrei farlo, 11,2 km al secondo, si scherza. La velocità di fuga ha la seguente formula, radice di 2gm fratto r, dove g è la costante di gravitazione universale e m e r sono rispettivamente la massa e il raggio del corpo da cui si vuole fuggire. In particolare con l'immagine che adesso prendiamo è abbastanza esemplificativa. Se appunto abbiamo una velocità maggiore della velocità di fuga riusciamo a scappare, e quindi dal pianeta, se abbiamo una velocità minore torniamo indietro e la nostra fuga fallisce. Bene, ora Michell è vissuto nel 1700 e in particolare seguiva la teoria corpuscolare della luce, non adesso secondo la teoria di Newton, che ritiene che appunto la luce è un corpuscolo, quindi un insieme di particelle. Noi sappiamo che c'è, a un certo punto della storia c'è stata un po' una faida tra gli scienziati, chi diceva che la luce era un corpuscolo, chi diceva che era un'onda. Adesso in realtà sappiamo che la natura è una doppia natura, sia corpuscolare che ondulatoria, e quindi in certi casi si comporta come un'onda e in certi casi come un corpuscolo. In particolare Michell seguiva la teoria di Newton, ovvero quella corpuscolare. E, quindi, lui è arrivato a supporre che se ci fosse una stella appunto di dimensioni talmente grandi, che lui ipotizza 500 volte quella del Sole, attirerebbe appunto queste particelle. E è arrivato a dire che potremmo supporre la massa di una stella proprio dal rallentamento di queste particelle, quindi più la massa è grande, più attrae queste particelle, quindi più queste particelle sono lente, quindi di conseguenza possiamo risalire alla sua massa. Però, c'è un'intuizione sconvolgente. L'attrazione di una stella potrebbe essere talmente forte che la velocità di fuga supererebbe la velocità della luce. Ma se neanche la velocità della luce, che è la velocità più alta in natura oltre la quale non possiamo andare, se neanche questa può sfuggire all'attrazione di un corpo, di questi un corpo che appunto John Michell ipotizza essere 500 volte quello del Sole, allora queste stelle risulterebbero a noi invisibili. Proprio perché questo è appunto come funziona la visione di un oggetto: noi la luce arriva su un oggetto visibile, la luce poi viene riflessa e arriva poi proprio al nostro occhio. Se la luce però arriva ad un oggetto che non è visibile e la luce riflessa viene attratta da qualcos'altro e non arriva al nostro occhio, di conseguenza noi l'oggetto non lo possiamo vedere e quindi le stelle risultano invisibili.
qui c'è una frase bellissima di Stephen Hawking che dice: Einstein si sbagliava quando diceva che Dio non gioca a dadi con l'universo. Considerando l'ipotesi dei buchi neri, Dio non solo gioca a dadi con l'universo, ma a volte li lancia anche dove non possiamo vederli. Ecco, sì, bellissima. E insieme a Michel c'era anche un altro astronomo, un astronomo francese, Pierre-Simon Laplace, che è stato nominato il Newton francese, quindi anche lui una grande personalità, e che prendeva in considerazione la stessa ipotesi. E Michel e Laplace si sono resi conto che questi potevano essere solo artefatti teorici, perché numero uno, non avevano prove dell'esistenza di queste stelle invisibili, e numero due, andavano incontro anche a un altro problema, ovvero il concetto che comportava l'ipotesi di queste stelle invisibili, ovvero che la luce potesse essere in qualche modo attratta. E qui c'è il problema della gravità, perché proprio a quel tempo si conosceva solo la teoria di Newton, quindi quella che conosciamo tutti, F uguale G per M1 per M2 fratto D quadro. E secondo la teoria corpuscolare, la luce non ha massa e quindi non può essere in qualche modo attratta da nessun corpo, e quindi questo non sarebbe possibile. Questo ostacolo verrà superato solo poi nel 1900, quando il fisico tedesco Albert Einstein scriverà appunto la sua teoria sulla relatività generale. Ma quindi bisogna aspettare più di un secolo per superare questo ostacolo, e quindi così tanto tempo, qual è stata la grande scoperta di Einstein? Che cosa rappresenta la sua teoria e che cosa si differenzia rispetto a quella di Newton? Ecco, per rispondere a queste domande, in realtà prima dobbiamo farcene un'altra, una un po' più importante, ovvero che cos'è la gravità? E a questa domanda hanno risposto anche i due grandi fisici di cui ci occupiamo adesso, ovvero Newton e Einstein, dando ovviamente due interpretazioni diverse. Per Newton la gravità è attrazione, è una forza che attrae due corpi secondo proprio la seguente formula che a tutti ci fanno studiare, no? Alle medie, no? E dove F è appunto la forza di Newton, G l'abbiamo già incontrata, la costante di gravitazione universale, M1 la massa 1, M2 la massa 2 e D la distanza tra le due masse. Però Newton, scrivendo questa formula, si rende conto che qualcosa non quadra, che manca qualcosa. E quel qualcosa è proprio l'azione a distanza, questo di quadro, perché è una contraddizione che due oggetti si attraggono e in mezzo c'è il vuoto. Non è possibile, c'è qualcosa che manca. E proprio per questo Isaac Newton arriverà a dire ipotesis non fingo, ovvero non invento ipotesi, perché appunto non sa cosa gli manca, si accorge che manca qualcosa ma non lo sa e non è capace di dire. Quindi lascia aperta questa questione ai scienziati che arriveranno dopo di lui. Questo ovviamente non scredita il lavoro di Newton, anzi Newton è stato un genio per i suoi tempi, ha fatto delle scoperte che lo proiettano nell'Olimpo dei più grandi scienziati, ma questa lacuna che troviamo nella sua formula verrà poi riempita appunto dal fisico tedesco Albert. Per Albert Einstein la gravità è geometria, o meglio, la gravità è l'effetto della geometria dello spazio-tempo. Ancora più confusionario, vero? Bene, allora vediamo di definire innanzitutto che cos'è la geometria dello spazio-tempo. Lo spazio-tempo è un'entità in cui ci sono quattro dimensioni introdotte da Einstein. Noi siamo abituati ad usarne tre: la lunghezza, la larghezza e la profondità. In questo spazio-tempo, in questa nuova entità, c'è un'altra dimensione, ovvero il tempo. Il tempo che si deforma vicino alle grandi masse. E in particolare, per Einstein, le masse si attraggono perché curvano lo spazio-tempo. In particolare, dove c'è più massa, la curvatura dello spazio-tempo sarà più accentuata e quindi la massa più grande attirerà di più le altre masse. L'equazione che determina, appunto, che descrive la teoria di Einstein è la seguente. È molto complessa, in realtà questa è addirittura una sintesi di altre 10 formule, quindi immaginate voi.
Quindi è matematicamente molto complessa, ma allo stesso tempo è molto bella ed elegante. A me piace tantissimo, io sono innamorata di questa formula e adesso vi faccio vedere perché è così elegante. A sinistra dell'uguale troviamo tutto quello che concerne la geometria dello spazio-tempo, mentre a destra tutto quello che riguarda la densità di materia. È per questo che è così elegante, è proprio bella, ti faccio una cosa, ti faccio l'altra, proprio precisa. In particolare vediamo questo qui, che è la costante cosmologica, che è stata aggiunta da Einstein in seguito, poi è stata di nuovo tolta, poi è stata rimessa, insomma. Ed è quella che Einstein ha definito il più grande errore della sua carriera scientifica, e in particolare serve per stabilizzare l'universo, ma non ci occupiamo di questo. Questa formula, appunto, in base a questa equazione, la geometria dello spazio-tempo, e quindi la conseguente curvatura, dipende appunto dalla distribuzione della densità di materia. Ma ovviamente è vero il contrario, quindi anche la densità di materia, la distribuzione delle masse dipenderà appunto dalla geometria dello spazio-tempo. E qui c'è una frase di John Wheeler, che abbiamo già nominato, quello che diede il nome ai buchi neri, che descrive proprio questa idea. E lui dice: lo spazio dice alla materia come muoversi, la materia dice allo spazio come curvarsi. Ed ecco qui appunto l'idea di Einstein della gravità come geometria. Bene, ora però dobbiamo fare un passo avanti, cercare di immaginare il nostro universo secondo questi termini, se più o meno abbiamo capito, lo spero, a grandi linee insomma. Un esempio semplice potrebbe essere quello del sistema solare. Al centro del nostro sistema solare è posto il Sole, che ha la massa più grande, e infatti tutti i corpi ruotano attorno al Sole, sono attratti dalla massa più grande, che curva lo spazio-tempo e quindi attrae a sé le altre masse che sono più piccole. E fin qui tutto quadra, giusto? Più o meno quadra? Ok, più o meno. Adesso però le cose si complicano. Cosa succede però nei buchi neri? Beh, abbiamo detto che comunque i buchi neri sono degli oggetti mostruosi, che mostruosamente potenti, che sono capaci di attirare qualsiasi cosa, persino la luce. Questo era stato ipotizzato da Nietzsche della classe, ricordate? Ecco, però, seguendo la teoria di Newton, cosa succede adesso se proponiamo la stessa idea sotto un altro punto di vista, sotto il punto di vista della teoria di Einstein? Beh, allora, i buchi neri rimangono ugualmente oggetti con una forte gravitazione. Però, per Einstein, la gravità è geometria. Di conseguenza, lo spazio-tempo vicino a un buco nero avrebbe più o meno queste dimensioni, questa geometria. E seguendo quello che appunto dice Einstein, i buchi neri curvano talmente tanto lo spazio-tempo che dopo un certo limite anche la luce è soggetta a questa curvatura e non può sfuggirci. Vediamo qua la luce che appunto segue la deformazione dello spazio-tempo. Bene. Adesso, vi ricordate come avevamo fatto a definire come si riesce a sfuggire da un pianeta? Chi se lo ricorda? Nessuno si ricorda. Prof non vale. Con la velocità di? Fuga. Ok, grandissimo. Esattamente, con la velocità di fuga. Però, nei buchi neri, sappiamo che anche la luce addirittura viene attratta. E quindi come si fa a scappare? Questo problema si era posto un grande fisico e astrofisico tedesco, allora adesso qui a Karl Schwarzschild, no, pronunciato malissimo, bene, vabbè, chiedo scusa per il mio tedesco, non è dei migliori, però comunque. Karl Schwarzschild al fronte addirittura durante la prima guerra mondiale risolveva dei problemi della relatività di Einstein e anche su. E proprio sapendo che i buchi neri attraggono anche la luce, pose al posto di V la C, ovvero C deltas, velocità, la velocità della luce, che è di circa 300.000 km al secondo. E mettendo appunto la C al posto della V e facendo la formula inversa, trova la formula del così chiamato raggio di Schwarzschild, ovvero R di Schwarzschild, raggio di Schwarzschild uguale 2gm fratto C quadro, dove appunto G è di nuovo sempre la nostra costante di gravitazione universale, M la massa dell'oggetto e C la velocità della luce. Ecco, qui lo vediamo bene. E che cosa rappresenta il raggio di Schwarzschild?
Schwarzschild, scusate, tutta la sera sarà così, mi dispiace. Il raggio di Schwarzschild rappresenta il raggio minimo affinché un corpo possa diventare un buco nero. Attenzione però, il raggio, la metrica di cui si occupa Schwarzschild si occupa solo di quello che avviene all'esterno di un buco nero. In realtà tutti i pianeti, tutti gli oggetti celesti più o meno hanno un raggio di Schwarzschild, anche la Terra e anche il Sole. Questo però è contenuto all'interno del loro raggio normale, perciò non ce ne dobbiamo molto preoccupare perché tutto quello che avviene all'interno dell'oggetto è definito da un'altra metrica che non è quella di Schwarzschild, quindi non ce ne preoccupiamo. Occupiamoci solo dei raggi di Schwarzschild che risultano all'esterno del raggio normale dell'oggetto. Ora, abbiamo accennato poco fa ad un limite, oltre il quale appunto neanche la luce può sfuggire. Vediamo di definirlo meglio. Allora, nei pressi di un buco nero la gravitazione appunto è enorme, allora la massa che si trova in prossimità inizia a girare più velocemente per cercare un'orbita stabile con una certa velocità in modo che non possa cadere nel buco nero. Ecco, a un certo punto la materia arriverà alla velocità della luce e quest'orbita, che è rappresentata appunto dalla velocità della luce, rappresenterà l'ultima frontiera oltre la quale poi si cadrà nel buco nero, e quest'ultima frontiera prende il nome di orizzonte degli eventi. Una volta superato l'orizzonte degli eventi non è più possibile tornare indietro e ogni particella viene attratta, anche quella della luce. Nel caso specifico di un buco nero statico, l'orizzonte degli eventi è proprio il raggio di Schwarzschild. Quando la luce poi e la massa, qualsiasi cosa, attraversano l'orizzonte degli eventi, sono attratte dalla regione centrale del buco nero, che è proprio la singolarità. Nei pressi della singolarità, quindi più o meno qua sotto, non sappiamo neanche più o meno definire dove sia, la curvatura del buco nero aumenterebbe a tal punto che avrebbe dei valori infiniti. Quindi la curvatura dello spazio-tempo raggiungerebbe dei valori infiniti, ma non solo la curvatura dello spazio-tempo, a quel punto tutto diventa matematicamente infinito, sia la densità che di conseguenza, per la formula di Einstein, la gravitazione. E qui entra di nuovo il gioco di Schwarzschild, e che appunto risolvendo le equazioni di Einstein applicate a un oggetto circolare non rotante, quindi un buco nero statico di cui parlavamo prima, si trova proprio faccia a faccia con una singolarità, ovvero il punto in cui tutte le grandezze fisiche assumono valori infiniti. Ed ecco che, nascoste per oltre un secolo, le stelle oscure di Michel e Laplace trovano proprio campo nelle equazioni di Schwarzschild. Fantastico, Perfetto. E dopo questa rivelazione clamorosa, spostiamoci su un aspetto un po' più forse divertente per modo di dire, dei buchi neri, ovvero cadere in un buco nero. Quanti di voi durante il corso della serata si sono chiesti cosa accadrebbe se cadessimo in un buco nero? Nessuno. Beh, è abbastanza curioso quello che succederebbe e vediamolo insieme. Allora, immaginiamo, mi serve un po' di immaginazione da parte di tutti, quindi tirate fuori le vostre risorse di immaginazione. Immaginiamo di essere una troupe di astronauti e partiamo con la nostra navicella per l'universo. Fin qui, ci siamo, no? A un certo punto ci imbattiamo in un buco nero. E che fai? Non ti viene la curiosità di scoprire cosa succederebbe se ti buttassi in un buco nero? Ecco, a un nostro membro dell'equipaggio viene questa curiosità e si offre volontario per buttarsi nel buco nero. Noi molto prudentemente ci scusiamo, diciamo no, ci mancherebbe, vai tu, volontario, ci mancherebbe. E noi restiamo sulla nostra navicella a una bella distanza di sicurezza. Però, visto che abbiamo studiato e visto che conosciamo la teoria di Einstein e sappiamo che lo spazio e il tempo si comportano in modo per così dire anomalo nei pressi appunto del buco nero, diamo al nostro compagno un orologio che possiamo controllare dalla navicella. Vediamo ora quello che succede.
del nostro amico, lo spazio-tempo rimane invariato, non guardiamo, non notiamo nessun tipo di cambiamento. Poi le onde luminose sono normali e il tempo è lo stesso, sia il nostro che quello del nostro astronauta. Quindi gli orologi sono sincronizzati, cambiamenti non ce ne sono. Ma se ci avviciniamo al buco nero, qualcosa cambia. Lo spazio-tempo inizia a deformarsi, quindi abbiamo un'iniziale deformazione dello spazio-tempo e inoltre le onde luminose si allargano, infatti avviene il fenomeno del redshift, ovvero la luce appare più rossa perché appunto nei pressi del buco nero deve lottare contro la forza di gravità che la attrae e quindi di conseguenza la lunghezza d'onda è più lunga e quindi sulle tonalità del rosso. Inoltre il tempo dell'astronauta comincia, l'orologio dell'astronauta comincia a rallentare rispetto al nostro. A questo punto il nostro amico non sembra starsela passando molto bene perché probabilmente si è incappato nelle forze di marea. Cosa sono le forze di marea? Le forze di marea sono appunto delle forze che attraggono verso il buco nero e a questo punto il nostro caro amico sarebbe soggetto alla spaghettificazione. E giuro che non è un termine inventato, ma un termine scientifico. E appunto l'astronauta sarebbe attirato da una parte verso il buco nero e quindi con una direzione radiale verso la singolarità, mentre dall'altra parte con una tenderebbe appunto ad affilarsi nella direzione trasversale, quindi verso l'esterno, cercando di raggiungere una dimensione nulla. E questo non è molto piacevole, insomma, non deve essere uno spasso. Però se mai ci dovesse capitare nella nostra vita, dubito, di cadere in un buco nero, dovremmo pregare che sia il più grande possibile. Questo perché più piccolo è il buco nero, più avviene presto la spaghettificazione e più è violenta. Mentre in un buco nero più grande, le forze mareali sono, per così dire, più deboli e di conseguenza la spaghettificazione è meno violenta, ma sempre spaghettificazione è. Questo perché le forze mareali sono inversamente proporzionali al quadrato della massa del buco nero, quindi immaginatevi una massa esorbitante, immaginatevi il quadrato e quindi le forze che sono inversamente proporzionali sono, tra virgolette, meno forti. Ecco bene, adesso siamo praticamente sull'orizzonte degli eventi e lo spazio-tempo si è modificato, il nostro astronauta ormai è spaghettificato e a questo punto le onde luminose si allungano, tanto è vero che l'elongazione della luce si ferma prima di poter giungere a noi, perché siamo sull'orizzonte degli eventi e quindi la luce è attratta, non può più sfuggire. Perciò ad un certo punto il nostro astronauta ci diventerà invisibile. Inoltre il tempo del suo orologio si ferma. Questo è anche visibile da questa formula, che è tratta appunto sempre dalla teoria della relatività di Einstein, dove vediamo che T è il tempo dell'orologio, in questo caso del nostro astronauta, che è posto a una certa distanza dal centro dell'oggetto. T infinito invece è un tempo molto 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 lontano dal buco nero. 1 è 1, raggio RS è raggio di Schwarzschild, e invece R, questo qua, è la distanza tra il centro del buco nero e appunto il nostro orologio. Vediamo che se più R si avvicina al raggio di Schwarzschild, quindi più la distanza tra il centro dell'oggetto e il nostro orologio, in questo caso l'orologio del nostro astronauta, più questa distanza si avvicina al raggio di Schwarzschild, più questo rapporto va a 1. Di conseguenza tutta questa radice fa 0 e di conseguenza il tempo è 0, ovvero il tempo tende a fermarsi. Bene, questo è quello che vedremo noi dall'esterno, mentre quello che appare al nostro astronauta è un po' diverso e lui si vedrebbe appunto aprirsi sotto i suoi piedi il buco nero, se è ancora vivo perché dopo la spaghettificazione ha dei dubbi, e appunto accerchiato da una luce intrappolata. Quindi in qualche modo morirebbe prima di poter raggiungere il cuore del buco nero e prima di poter arrivare a quella che è la singolarità. Ma per ora possiamo appunto
fare solo delle supposizioni sulla singolarità e su quello che è l'anatomia del buco nero. Ma per questo vi lascio alla mia compagna che ve lo spiegherà meglio. Analizzarle direttamente. Quindi
prossimo elemento del buco nero. Penso che tutti ci siamo chiesti cosa succede alla materia quando precipita in un buco nero, ed è proprio quello che succede nel disco di accrescimento. Il disco di accrescimento è la parte più estesa del buco nero, la parte più esterna. Infatti noi potremmo ipoteticamente pensare che le particelle possano cadere in linea retta raggiungendo direttamente il centro del buco nero, quindi venendo proprio immediatamente catturate dal buco nero. Però è una situazione ipotetica, perché nella maggior parte dei casi le particelle possiedono anche una componente tangenziale della velocità e quindi non cadono dritte attorno all'interno del buco nero, ma cominciano a orbitare attorno ad esso. Immaginiamo miliardi di particelle che arrivano tutti da direzioni diverse, con traiettorie diverse, che cominciano a girare attorno al buco nero in una via sempre più affollata e caotica. Comincerebbero a scontrarsi l'una con l'altra e per attrito produrrebbero calore, e quindi il disco di accrescimento comincia a surriscaldarsi producendo una radiazione termica. Questa radiazione termica ha un'efficienza altissima. Infatti, se pensiamo alla combustione chimica sulla Terra, che produce la maggior parte dell'energia, essa ha un'efficienza dello 0,000001%. Se pensiamo invece alla fusione nucleare stellare, essa ha un'efficienza di meno dell'1%. Ma se andiamo alla radiazione termica prodotta dal disco di accrescimento, essa ha un'efficienza del 10%, nel caso di un buco nero stazionario. Nel caso di un buco nero a rotazione del 40%, quindi sono proprio livelli altissimi. Però, nella maggior parte dei casi, le particelle che ruotano attorno al buco nero vanno a disporsi in prossimità dell'equatore, perché in quella zona la trazione gravitazionale è maggiore. Quindi nei poli troviamo meno materia, e potrebbe accadere che la materia che si trova appunto nei poli riesca a sfuggire dalla trazione gravitazionale del buco nero, e nel caso in cui riuscisse a farlo farebbe diventare la sua energia rotazionale in energia cinetica, e quindi le particelle verrebbero sparate al di fuori del buco nero e collimate dal forte campo magnetico che troviamo proprio attorno al buco nero, verrebbero sparate in direzioni opposte al buco nero e allineate rispetto proprio all'asse del buco nero. E quindi in questo caso si parla proprio di getti di particelle. La cosa interessante di questi getti di particelle è che spesso sono formati non da particelle tutte divise tra loro, ma da volumi di materia che vengono definiti nodi. Questi nodi sono interessanti perché possono essere studiati nel tempo. Ad esempio, per quanto riguarda i nodi che sono stati diciamo, buttati fuori dal buco nero che troviamo nel famoso buco nero di M87, che è il protagonista della foto del secolo, di cui però parleremo bene dopo, questi nodi sono stati studiati nel tempo, sono stati fotografati una prima volta nel 2012 e una seconda volta nel 2017. E l'analisi di questi nodi nel corso di questo arco di tempo ha permesso di determinarne proprio la velocità. Però i ricercatori si accorsero che la velocità era un valore strano, perché era tipo 6 volte la velocità della luce, e noi sappiamo che non c'è niente di più veloce della luce nell'universo. E quindi rimasero un po' scettici sul fatto che potesse essere una velocità reale. E infatti non si trattava di una velocità reale, ma di una velocità apparente. Un'illusione creata dal fatto che i getti del buco nero in M87 sono quasi allineati rispetto al nostro punto di vista. Inoltre, un'altra illusione è creata anche dal fatto che i getti di particelle, la materia che viene buttata fuori dal buco nero, viene proprio buttata fuori a velocità relativistiche, quindi vicinissime alla velocità della luce. Quindi questi getti di particelle hanno una potenza enorme. Un altro aspetto interessante dei getti di particelle è il loro comportamento. Infatti un gruppo di ricercatori, formato principalmente da ricercatori olandesi, tramite una simulazione effettuata con un supercomputer, è riuscito proprio a studiare il comportamento dei getti di particelle, e ha scoperto che i getti di particelle scodinzolano, possiamo dire in modo un po' carino, come un cagnolino contento. Questo movimento è definito in modo più tecnico un movimento di precessione. Infatti questi ricercatori si sono accorti che i getti relativistici non sono fermi, ma si muovono in funzione di come lo spazio-tempo viene portato in rotazione attorno al buco nero. E questo movimento di precessione è stato anche visto per la prima volta da un astronomo italiano, Paolo Calcagno.
cinese, che è uno dei responsabili del telescopio che troviamo, un famosissimo telescopio che troviamo in Valdaosta, che si è accorto di un'anomalia nel comportamento dei getti di particelle, ha mandato un alert a tutti i telescopi e quindi è stato osservato proprio questo comportamento particolare dei getti di particelle. Quindi abbiamo analizzato la struttura dei buchi neri, anche cosa succede se cadiamo all'interno di un buco nero, e abbiamo capito che sono oggetti potentissimi, sono tra gli oggetti più potenti dell'universo, e quindi potremmo pensare che sono talmente potenti che allora sono destinati a vivere per sempre. In realtà, come tutto, anche i buchi neri sono destinati a una fine. In realtà i buchi neri sono proprio in un continuo processo di autodistruzione, i buchi neri evaporano. E come fanno a evaporare i buchi neri? I buchi neri evaporano per i buchi neri è fatale proprio la meccanica quantistica. La meccanica quantistica ci dice che vengono costantemente prodotte coppie di particelle formate da una particella e da un'antiparticella, e per produrle viene rubata una piccola quantità di energia dal vuoto. E questo debito che viene in contatto con il vuoto viene restituito nel momento in cui le due particelle si annichiliscono. Però pensiamo al buco nero. È possibile che una delle due particelle venga catturata proprio dal buco nero e finisca dritta nella singolarità. E invece l'antiparticella potrebbe anche scappare, riuscire a sfuggire dal buco nero. E in questo caso la coppia di particelle non potrebbe mai più riunirsi. E quindi quella piccola quantità di energia che era stata rubata, che era stata presa in prestito al vuoto per produrre le due particelle, non verrà mai più restituita. E questo porterà a una piccola, sottilissima evaporazione del buco nero. Però questo processo dura tantissimo, perché è veramente sottilissima questa evaporazione. Infatti, se pensiamo ai buchi neri stellari, essi impiegano più del tempo della stessa età dell'universo per evaporare. Quindi diciamo che i buchi neri sono particolarmente longevi. Inoltre, le particelle che riescono a scappare dal buco nero, quindi abbiamo detto prima che una particella viene catturata dal buco nero e un'altra riesce a scappare, in questo modo che il buco nero evapora. Questa particella che riesce a scappare viene definita radiazione di Hawking, in onore all'astrofisico che lei ha ipotizzato. Però l'evaporazione del buco nero porta a un problema, porta a un paradosso, quello che viene definito il paradosso dell'informazione. La meccanica quantistica ci dice che tutto ciò che vediamo in natura è possibile studiarlo come riavvolgendo un film. Ad esempio, se io lancio una pallina in aria, prendo dopo 3 secondi quella pallina, ne studio la velocità, l'altezza, e riesco a ricavare con dovute equazioni, dovute operazioni, riesco ad arrivare ad esempio alla velocità iniziale, all'altezza dalla quale è stata lanciata, anche all'angolo con la quale la pallina è stata lanciata, però pare che ciò non sia possibile. Pare infatti che una volta che l'informazione finisce all'interno del buco nero, questa non sia più recuperabile, questa va come se questa andasse perduta. Infatti noi non sapremo mai se in un buco nero è finita una stella oppure una nube di gas, oppure in che ordine questi l'abbiano fatto. Ed è proprio qui che nasce il paradosso. Proprio in merito a questo paradosso sono state fornite 2 soluzioni, che ricordiamo sono ancora soluzioni teoriche, perché ovviamente non sono ancora state provate. La prima soluzione prevede che in seguito all'evaporazione di un buco nero rimanga un residuo di questo buco nero, un oggetto stabile e piccolo che piano piano restituisca l'informazione che si supponeva essere perduta, ma di questo parleremo meglio dopo. La seconda soluzione invece prevede che la radiazione di Hawking non sia una semplice radiazione, ma che essa contenga anche l'informazione che si pensava fosse andata perduta. Passiamo quindi ai metodi di rilevamento. Abbiamo detto che i buchi neri sono in grado di catturare tutto, di attrarre tutto, persino la luce. Quindi come facciamo noi a individuare e a scovarne l'immensità dell'universo dalla Terra? Ci sono diverse tecniche. Ad esempio, una delle tecniche più utilizzate prevede appunto l'analisi dei sistemi binari. Infatti ricordiamo che nell'universo la maggior parte delle stelle non si trovano da sole, ma si trovano in sistemi binari o multipli. E nel caso in cui una di queste due stelle diventasse un buco nero, questa comprometterebbe in maniera grandissima il destino dell'altra stella. Ed è proprio attraverso l'analisi dell'orbita della stella che appunto orbita attorno al buco nero che noi possiamo scovare il buco nero. Infatti, se pensiamo a 2 stelle con una stessa massa che orbitano l'una intorno all'altra, il centro di massa si troverebbe
al centro di queste due, ci dovrebbe avere la metà tra queste due stelle, e infatti le due stelle compierebbero orbite molto simili, quasi uguali. Mentre se pensiamo a un sistema binario formato da una stella e da un buco nero, questo cambia, perché il buco nero ha una massa molto maggiore rispetto a quella della stella, e quindi la stella compierebbe un'orbita molto più ampia. E quindi con l'analisi di quest'orbita noi possiamo calcolare, con complicatissime equazioni e operazioni, possiamo calcolare la massa dell'oggetto attorno al quale la stella orbita e capire se la massa è sufficiente per che si tratti di un buco nero. Prendiamo un esempio. Nel 1970 è stato mandato in orbita un satellite, il satellite Uhuru, che conteneva un missile che ha scovato una sorgente anomala di raggi X. Non si sapeva che cosa potesse essere questa sorgente anomala, perché al tempo, nel 1970, non era ancora particolarmente sviluppata l'analisi dei raggi X e la spettroscopia. E quindi in un primo momento non si sapeva che cosa potesse essere questa sorgente. Questa sorgente veniva dalla costellazione del Cigno, dove si sapeva che c'era una stella, una supergigante blu, chiamata HD 226868. Però questa stella da sola non poteva produrre una così grande quantità di raggi X. E quindi, dopo diverse analisi, dopo aver studiato per molto tempo questa sorgente, si capì che si trattava di un sistema binario, che non era formato solo da HD 226868, ma anche da un buco nero, che è stato chiamato Cygnus X1, in onore proprio alla costellazione dove si trova la stella, la supergigante blu. E come abbiamo detto prima, se vi ricordate, nel disco di accrescimento le particelle si surriscaldano e producono proprio la radiazione termica, producono raggi X. Ed è proprio la sorgente anomala che è stata identificata nel 1970. Infatti immaginiamo un buco nero vicino a una supergigante blu che ha un sacco di materiale che può mangiare, che può rubare dalla supergigante blu. E quindi questo porterebbe proprio a una produzione grandissima di raggi X. Infatti, se potessimo ipoteticamente avvicinarci a questo sistema binario, cosa che non faremo dopo aver sentito quello che ci ha detto Arianna, vedremo che l'involucro della supergigante blu lo vedremo assumere una forma a goccia. Infatti, l'attrazione gravitazionale del buco nero porterebbe a una deformazione dell'involucro più esterno della stella, proprio perché il buco nero mangia, cattura del materiale, del gas proprio della stella. Ok, quindi passiamo al prossimo metodo, il metodo della lente gravitazionale. Abbiamo detto che il metodo che abbiamo analizzato precedentemente è applicabile soltanto a sistemi binari, quindi qui troviamo una stella, un buco nero, anche a sistemi multipli, però ci deve essere anche una stella di mezzo. Ma se abbiamo un buco nero solitario, come facciamo a trovarlo nell'immensità dell'universo? Possiamo usare il metodo della lente gravitazionale. Il metodo della lente gravitazionale si basa su una delle caratteristiche della relatività generale, che ci dice che una grande massa, come avviene nella sfera di fotoni, può deformare la traiettoria della luce. Ed è proprio su questa teoria che si basa il metodo della lente gravitazionale. Infatti, se ipoteticamente si allineassero rispetto al nostro punto di vista un buco nero davanti e una stella dietro, la grande massa del buco nero porterebbe a uno sdoppiamento della luce prodotta dalla stella, come vediamo qua. E non si tratta però di due stelle uguali, si tratta proprio della stessa stella la cui luce viene sdoppiata dalla grandissima massa del buco nero. Tuttavia ci sono diversi problemi legati al metodo della lente gravitazionale. Innanzitutto la rarità. È raro che un buco nero e una stella si allineino perfettamente rispetto al nostro punto di vista nel grandissimo spazio dell'universo. Infatti solo una stella su un milione subirà l'effetto, il fenomeno della lente gravitazionale. Solo l'1% di questa una stella su un milione sarà causato da un buco nero, quindi pochissimo. Inoltre il problema della lente gravitazionale è che si tratta di un fenomeno isolato. Non è come i sistemi binari, dove possiamo analizzare le caratteristiche ciclicamente. Si tratta logicamente di un fenomeno isolato, perché il buco nero e la stella non saranno allineati per sempre. Però ci sono anche degli aspetti negativi che rendono la lente gravitazionale più vantaggiosa del metodo che abbiamo analizzato prima. Ed è proprio la quantità di calcoli che si devono fare per trovare la massa del buco nero. Infatti, nel caso della lente gravitazionale, esiste un'equazione relativa
veramente semplice, che collega lo sdoppiamento della luce della stella alla massa proprio del cuoio. Una cosa interessante è che un gruppo di ricercatori polacchi nel corso di 10 anni è riuscito a analizzare con miliardi di misurazioni 150 milioni di stelle, e queste che avevano subito proprio il fenomeno della lente gravitazionale, e solo 3 di queste 150 milioni di stelle erano sdoppiate proprio da un numero, quindi un numero bassissimo per la quantità di misurazioni che sono state effettuate. L'ultimo metodo di rilevamento che andremo ad analizzare si basa sulle onde gravitazionali. Le onde gravitazionali sono un particolare tipo di onda che è stato proprio ipotizzato e poi dimostrato da Einstein. Infatti Einstein elaborò un'equazione molto simile all'equazione riguardante le onde elettromagnetiche e le onde sonore, e si accorse proprio che questa equazione descriveva le onde gravitazionali. Ma cosa sono le onde gravitazionali? Le onde gravitazionali sono una perturbazione della trama dello spazio-tempo che può essere causata anche dalla fusione di due buchi neri. Ed è proprio questo che noi possiamo utilizzare per scovare dei buchi neri. Infatti, quando due buchi neri si fondono l'uno con l'altro, la massa del buco nero che avremo alla fine in seguito alla fusione sarà minore rispetto alla somma iniziale delle due masse. Quindi cosa è successo a questa massa che è andata perduta? Questa massa si è trasformata in energia, in particolare in onde gravitazionali. Queste onde gravitazionali sono percepibili proprio dalla Terra per mezzo degli interferometri, quindi con queste onde gravitazionali noi possiamo scovare i buchi neri. E è proprio grazie a questi metodi di rilevamento che siamo riusciti a strappare, a fotografare per la prima volta un buco nero. Vi passo la parola a Massimo. Per anni, fisici e matematici hanno illustrato teoricamente che cos'è un buco nero, però nessuno fino ad ora era mai riuscito a mostrarlo attraverso una fotografia. Questo obiettivo se lo sono posti oltre 200 ricercatori di IMET Horizon Telescope, i quali il 10 aprile del 2019 riuscirono a scattare quella che oggi viene definita la foto del secolo. Questa immagine diede la possibilità all'intera umanità di mostrare ad essi la prima immagine di un buco nero supermassiccio, mentre a chi si intende di questa materia, quindi astrofisici e fisici, i ricercatori di EHT permisero di osservare gli effetti teorizzati dalla relatività generale di Einstein. Inoltre, questa immagine mostra un buco nero supermassiccio al centro di una galassia, vale a dire Messier 87, che abbreviato è M87. La rivelazione di questo buco nero rappresenta per la prima volta l'orizzonte degli eventi, caratterizzato proprio dell'orizzonte degli eventi. Ma analizziamo la storica immagine un passo alla volta. Innanzitutto possiamo notare la presenza di un anello luminoso, questo qua, che è dovuto all'emissione di materia ad altissima temperatura che ruota attorno a questa zona scura che andremo a definire in seguito, e possiamo notare una differente luce. Infatti la parte di emissione di materia che si sta avvicinando a noi risulta più luminosa, mentre quella che si sta allontanando risulta più fioca. Inoltre è facile vedere appunto questa zona più scura definita ombra. Bene, al centro di questa zona scura si trova il buco nero supermassiccio, avente una massa superiore a quella solare di circa 6,5 miliardi di volte. Questa regione scura è causata dalla curvatura gravitazionale
e dal fatto che la luce viene trattenuta dall'orizzonte degli eventi. Questo è ciò che ha permesso agli astrofisici di riconoscere tutte le caratteristiche dinamiche e morfologiche di un buco nero supermassiccio. Il buco nero al centro di questa galassia ha permesso dunque di confermare ancora una volta la validità della teoria della relatività generale di Einstein, vale a dire viene confermata la forma circolare dell'ombra dell'orizzonte degli eventi. Per concludere la descrizione di questo buco nero, ricordiamo che possiede un nucleo galattico attivo che emette grandi getti di materia e dallo studio dei campi elettromagnetici possiamo affermare che il buco nero situato al centro della galassia M87 appartiene ai cosiddetti buchi rotanti di Kerr, che però analizzeremo successivamente. A questo punto è necessario ricordare una caratteristica che ho cercato di ripetere durante il mio discorso, vale a dire al centro della galassia Messier 87 è situato un buco nero supermassiccio. Infatti, affinché tutti i componenti di una galassia possano rimanere uniti, c'è bisogno che al suo centro si trovi un oggetto compatto e dotato di grande massa, che possa quindi avere un'attrazione gravitazionale che possa appunto mantenere uniti tutti questi corpi. E il candidato ideale è assolutamente un buco nero supermassiccio, la cui massa è compresa tra decine di milioni di volte la massa del Sole. I buchi neri di questo tipo possono essere attivi e quando lo sono possono generare uno tra gli spettacoli più sorprendenti e spettacolari che si possa contemplare nell'universo. Immagini bellissime magari mi stanno capitando adesso in mente, però è giunto il momento di mettere un po' di pepe alla situazione. Cioè, se io vi dicessi che al centro della nostra galassia, vale a dire la Via Lattea, è situato un buco nero supermassiccio, paura, eh? Ma analizziamo meglio la situazione. Effettivamente è vero, al centro della galassia, della Via Lattea, è presente un buco nero supermassiccio e dobbiamo cercare di mettere un attimo da parte la paura che può provocare a immaginarsi una cosa del genere e dobbiamo per lo più pensare a tutti gli sforzi di fisici, astronomi, astronomi, che hanno cercato di dimostrare il fatto che Sagittarius A è un buco nero supermassiccio, oltre al fatto che si trova al centro della nostra galassia. Per farlo sono stati utilizzati due metodi, due tecniche differenti. Il primo, vale a dire lo studio della dinamica delle stelle presenti intorno al buco nero Sagittarius A e infine lo studio dello stesso Sagittarius A attraverso la tecnica di interferometria di lunghissima base, che per facilitarci un po' la vita chiameremo e abbreveremo FLMI. Adesso ci concentriamo sul primo metodo utilizzato, sulla prima tecnica. Siamo riusciti a determinare i movimenti delle stelle intorno a Sagittarius A e abbiamo notato che la loro velocità media aumenta nel momento in cui queste stelle si avvicinano a Sagittarius A. Questo comportamento ricorda un po' quello che hanno i pianeti che girano appunto intorno al Sole e vengono descritti dalle leggi di Keplero. Quindi possiamo dedurre che allo stesso modo come i pianeti anche queste stelle debbano muoversi sotto l'influenza gravitazionale di un oggetto massiccio e compatto. Questo infatti dimostra che Sagittarius A è un buco nero supermassiccio. Per quanto riguarda invece la seconda tecnica, essa consiste nell'osservare simultaneamente un oggetto astronomico con differenti radiotelescopi,
collocati su tutta la superficie terrestre. Questa tecnica è stata affinata nel tempo, vale a dire, facciamola in un modo più semplice, viene ridotta la lunghezza d'onda che viene trasmessa e proprio per questo si riesce ad ottenere immagini sempre più nitide che possono dunque permettere a chi si intende di più di questa materia di osservare il fatto che è meno luminoso rispetto ad altri buchi neri e a causa di questa poca luminosità non è possibile vedere il getto relativistico che viene espulso dal centro di questo buco nero e anche il suo disco di accrescimento, come abbiamo visto invece per M87, cioè per il buco nero al centro della galassia M87. Ma come è stato possibile catturare una sua immagine? Innanzitutto dobbiamo ringraziare ALMA, ovvero il più potente radiotelescopio esistente, e successivamente ovviamente anche il team di ricercatori EHT, che ha studiato un metodo veramente innovativo e veramente efficace che ci ha permesso di ottenere queste immagini, ovvero sono stati collocati 8 diversi radiotelescopi su tutta la superficie terrestre e questo ha permesso di creare un grande telescopio, grande quanto la Terra. Analizziamo adesso questa immagine. Nella foto è possibile osservare una parte illuminata a forma di anello che rappresenta proprio tutta la materia che ruota attorno alla famosissima zona ombrosa, che è sempre quella centrale. E il materiale che ruota attorno rappresenta proprio il disco di accrescimento e la sua forma circolare è dovuta al fatto che i fotoni di luce seguono la forte curvatura dello spazio-tempo. Finora abbiamo ascoltato la storia dei buchi neri, ne abbiamo analizzato le caratteristiche, abbiamo visto i metodi di rilevamento e abbiamo parlato perfino della loro morte. Ma della loro origine, cosa ne sappiamo? Tutto ha inizio dal Big Bang, dai primissimi momenti del Big Bang, in cui si verificò un'estrema densità della materia, in cui si formarono i cosiddetti buchi neri primordiali. Dopo il Big Bang, però, i buchi neri non si formeranno più tramite questa pressione di elevata densità della materia, ma attraverso il collasso di una stella sufficientemente massiccia. Per spiegare l'origine dei buchi neri è necessario dunque soffermarci sul percorso di vita di una stella e prima di tutto dobbiamo descrivere una loro caratteristica fondamentale sulla loro struttura. Vale a dire, la loro struttura si basa sull'equilibrio tra la forza gravitazionale che costringe la stella a contrarsi verso il suo nucleo e l'energia che viene prodotta al suo interno dalle reazioni nucleari. Queste reazioni nucleari sono fondamentali per controbilanciare questa forza gravitazionale e dunque evitare che si contragga e il suo successivo collasso. Nella prima fase di vita di una stella, essa è costituita principalmente da idrogeno, che rappresenta proprio il carburante di queste reazioni nucleari e, ovviamente, come tutte le cose che sono destinate ad esaurirsi, prima o poi questo carburante si esaurirà. Ovviamente, più la stella è massiccia, più carburante avrà a disposizione e per questo siamo indotti a pensare che più la stella è massiccia e più tempo ci vorrà per esaurire questo carburante. Invece è proprio il contrario, infatti più la stella è massiccia e meno tempo impiegherà per esaurire il suo carburante. Questo è dovuto al fatto che la velocità con cui bucerà
appunto il suo carburante, è pari alla quarta potenza della sua massa. Infatti, una stella 10 volte più massiccia del Sole brucerà molto più rapidamente, e il risultato è che una stella super massiccia finirà il suo carburante in qualche milione di anni, a differenza invece di una stella decisamente più leggera che terminerà il suo carburante in decine di miliardi di anni. La massa di una stella però non determina soltanto la sua durata, ma anche le fasi della sua vita. Per quanto riguarda le stelle più leggere non ci soffermeremo e ci limitiamo soltanto a dire che hanno un'evoluzione alquanto complessa e finiscono la loro vita come nane bianche. Ci concentriamo invece sui passaggi che avvengono in una stella massiccia. Dopo qualche milione di anni termineranno tutte le fusioni nucleari che avvengono all'interno di questa stella, fino a non produrre più quell'energia necessaria a contrastare la forza gravitazionale. Per questo motivo la stella comincerà a contrarsi e la sua temperatura aumenterà a livelli estremi. La stella a questo punto, dopo altri processi di fusione nucleare che avvengono durante il suo collasso, esploderà come supernova. Di qui si possono raggiungere due stati finali. Nel primo caso la stella verrà a costituirsi di solo neutroni e che bastano a contrastare questo collasso, e dunque il prodotto finale è una stella di neutroni. Nel secondo caso invece nulla può fermare il collasso, è inarrestabile. Dunque, mentre il nucleo si contrae, la forza di gravità aumenta e per questo motivo lo spazio intorno a questa stella comincerà a incurvarsi e verranno modificate tutte le traiettorie dei corpi che passano nei suoi dintorni. Infatti viene catturata anche la luce e per questo la stella scompare. Si è formato un buco nero. Nel corso degli anni ci sono stati numerosi fisici e astrofisici che hanno studiato diversi modelli, possiamo dire, di buchi neri e li hanno teorizzati. E tra questi volevo parlarvi di quello di Schwarzschild. Scusate, la pronuncia è sempre un po' un problema. Secondo Schwarzschild, il buco nero doveva essere descritto solo da una delle tre caratteristiche essenziali, vale a dire la massa, escludendo quindi le altre due, che sono il momento angolare e la carica elettrica. Questo modello però non è molto veritiero e infatti è praticamente impossibile trovare nell'universo buchi neri di questo tipo che rappresentino questo modello. E proprio perché se noi immaginiamo un oggetto che disponga anche di una piccolissima velocità angolare, nel momento in cui viene a contatto con il buco nero la sua velocità angolare aumenterà estremamente e deve prevalere il principio di conservazione di velocità angolare. Parliamo adesso di un modello di buco nero che è proprio quello che rappresenta i buchi neri che ci sono al giorno d'oggi nell'universo, ed è quello rappresentato da Roy Kerr, il quale aggiunge alla massa un'altra caratteristica essenziale, ovvero il momento angolare. I buchi neri ruotanti di Kerr si sono formati tramite il collasso di una stella che inizialmente ruotava, e questo ha determinato una deformazione, possiamo così dire, nella sua singolarità. Infatti non è più puntiforme, ma una forma circolare, e inoltre a causa di questa rotazione sono ben presenti due orizzonti degli eventi. Nel corso degli anni viene poi teorizzato un terzo modello, definito Kerr-Newman, il quale comprende tutte e tre le caratteristiche essenziali, quindi massa, movimento angolare e carica elettrica. Ma anche questo modello, come il primo,
non è ancora presente nel nostro universo, o quantomeno gli studi fatti fino adesso, per quello che noi ne sappiamo, non sono presenti questa tipologia di buchi neri. Abbiamo citato caratteristiche essenziali dei buchi neri, però dov'è che vengono rappresentate? Sono presentate in quella teoria che viene definita teorema dell'essenzialità, la quale afferma che per definire la forma dell'orizzonte degli eventi è necessario tenere conto delle sue caratteristiche essenziali, ovvero massa, carica elettrica e momento angolare. Questa teoria viene coniata per la prima volta in Inghilterra sotto il nome di Non-Hear Theorem. Questo nome deriva dal fatto che viene presentata, possiamo dire, una visione umoristica delle possibili forme dell'orizzonte degli eventi e di tutte le sue possibili caratteristiche, che vengono definiti sempre ironicamente teli. Ricordiamo il paradosso che è stato spiegato precedentemente da Margherita, e in particolare la parte in cui viene spiegato il fatto che una volta che un corpo si avvicina in questo buco nero e sorpassa l'orizzonte degli eventi, non possiamo più ottenere informazioni su questo, quindi per esempio la sua massa, la sua energia, la sua grandezza. Per questo ricordiamo una frase del fisico John Wheeler, che afferma "a black hole has no hair", che sottolinea scherzosamente la perdita di informazioni che avviene in un buco nero. Ricordiamo il fisico John Wheeler non solo perché coniò per la prima volta il nome buco nero, ovvero black hole, ma soprattutto per tutte le sue teorie in merito ai buchi neri e alla struttura dell'universo. Nel 1936 Wheeler divenne professore di una importante università in Inghilterra, dove si dedicò allo studio della cosiddetta matrice S. Successivamente si occupò anche, durante la Seconda Guerra Mondiale, di quello che viene definito progetto Manhattan, ovvero la creazione della bomba atomica, e dopo questo iniziò un corso sulla gravitazione di Einstein. Questo fisico sviluppò anche la teoria dei campi, che sostiene che l'universo e le sue particelle siano manifestazioni di campi elettromagnetici e gravitazionali nello spazio-tempo. Ci dobbiamo adesso concentrare su due teorie, sempre di Wheeler, che sono strettamente collegate, vale a dire schiuma quantistica e wormhole. Per quanto riguarda la schiuma quantistica, le particelle dello spazio-tempo si creano e si distruggono come le bolle di sapone, le bolle di una schiuma, e lo stesso spazio-tempo fluttua come parte di questa schiuma. In questo stranissimo scenario possiamo anche dare una possibilità all'idea di credere nell'esistenza dei wormhole, vale a dire di quei tunnel spazio-temporali la cui estremità di entrata viene rappresentata da un buco nero e quella di uscita può essere rappresentata da un buco bianco oppure sempre da un buco nero. Adesso ci stiamo per addentrare in un argomento che rimane pressoché teorico dato il fatto che non abbiamo ancora prove sperimentali e dunque la mia spiegazione potrebbe essere un po' complicata e potrebbe risultare un po' pesante. Per questo allora vi chiedo il vostro aiuto. Cerco un po' di rendervi partecipi e vi chiedo cortesemente di chiudere gli occhi e provare ad immaginarvi l'universo. Adesso provate a posizionarvi nei pressi di un buco nero. State tranquilli, andiamo oltre le leggi fisiche, non ci spaghettificheremo, quindi state sereni, ce lo possiamo immaginare. E adesso provate a cercarne un altro, però cercate di rimanere fermi su quel buco nero.
Adesso, la distanza tra questi due buchi neri potrebbe essere percorsa impiegando solo qualche secondo oppure anni luce. Perfetto. Immaginiamo che questo foglio rappresenti proprio l'universo e dove io ho le mani sono collocati i due buchi neri. In una, facciamo finta, nella mano destra, collochiamo il nostro buco nero di partenza e nella mano sinistra collochiamo il nostro buco nero di arrivo. Adesso, la distanza rettilinea che è presente tra questi due buchi neri, facciamo finta che sia percorribile in anni luce. Dovremo trovare un modo semplice per poterla percorrere in qualche secondo e passare così da una parte all'altra dell'universo. Un modo facile, veloce, pensiamo come un bambino. Hai in mano un foglio, cosa farebbe? Esatto, piegherebbe il foglio. A questo punto lo spazio che è presente tra questi due buchi neri è riempito dal wormhole, ovvero quel cunicolo spazio-temporale che collega questi due buchi neri. E a questo punto il tempo che noi dobbiamo impiegare per passare da una parte all'altra dell'universo è decisamente minore. Ma adesso torniamo nella situazione iniziale e facciamo finta che questi due buchi neri siano estremamente vicini. E facciamo sempre finta di andare oltre le leggi fisiche per cui questi buchi neri non entreranno in collisione tra di loro. Rimangono belli buoni, sereni, tranquilli. E a questo punto la distanza è decisamente minore e può essere percorsa in qualche secondo. Dunque il wormhole che collegherebbe questi due buchi neri per percorrerle dovremmo impiegare più tempo rispetto alla distanza rettilinea che era presente all'inizio. Io quindi vi ho mostrato un primo caso di buchi neri collegati da un wormhole, ovvero buchi neri che si trovano in uno stesso universo. Ma esiste anche un terzo caso, vale a dire questi due buchi neri si trovano in due universi differenti. Perciò, grazie ai wormhole, potremo compiere veramente dei viaggi interstellari. Pensate un po' che dalla Terra al centro della nostra galassia dovremmo impiegare circa 25.000 anni e grazie ai wormhole invece potremmo impiegare solo qualche anno, se non qualche secondo. Però purtroppo questo viaggio interstellare rimarrà un sogno, o almeno per ora, dal momento in cui ci sono diverse incertezze sulla loro esistenza. Infatti, per mantenere attivo un wormhole ed evitare il suo collasso, il buco nero ha bisogno di avere al suo interno una grande quantità di materia esotica, vale a dire, facciamone breve, una materia che dispone di una energia negativa e antigravitazionale. Il problema è che per mantenere appunto attivo questo wormhole dovremo necessitare di tanta materia negativa che va oltre quella permessa dalle leggi fisiche studiate fino ad adesso. In sostanza ci sono molte prove che provano l'esistenza dei buchi neri, ma purtroppo ancora nessuna che prova l'esistenza dei wormhole e dei cosiddetti buchi bianchi, che rappresentano la soluzione del paradosso dell'informazione. Per spiegare i buchi bianchi è necessario dunque soffermarci e riprendere più che altro il paradosso dell'informazione spiegato precedentemente dalla mia compagna. Supponiamo quindi di emettere un fotone da una sonda e lo puntiamo verso un buco nero. Immaginiamo adesso di poter percorrere indietro nel tempo il percorso di questo fotone. Se percorressimo indietro nel tempo tutto questo percorso, noteremmo che si muove verso raggi sempre più piccoli fino a raggiungere la sonda, che nel nostro caso rappresenta proprio la fonte di vita di questo fotone.
e una volta arrivata alla sonda terminerebbe la sua vita. Però invece noi vogliamo prendere un vero fotone, il quale riesce a continuare ancora il suo percorso indietro nel tempo, arrivando dunque alla sua singolarità, e vale a dire a quella del buco nero, punto in cui termina la geodetica. Però questo vorrebbe dire annullare tutto quello che abbiamo spiegato fino ad adesso, perché arrivare alla singolarità di un buco nero vorrebbe dire che tutto ciò che si avvicina all'orizzonte degli eventi viene catturato e nulla può più sfuggire, nemmeno la luce. Perciò questo percorso a ritroso di questo fotone non sarebbe possibile. La soluzione all'apparente paradosso è che questa geodetica non provenga dal buco nero, ma da una zona diversa dello spazio-tempo, dove il flusso dinamico dello spazio-tempo è esattamente opposto a quella di un buco nero. Abbiamo così definito un buco bianco. Dentro al buco bianco andare avanti nel tempo significa quindi muoversi verso raggi sempre maggiori. Quindi gli oggetti che si trovano in questa regione non vengono trattenuti come avviene invece nei buchi neri, ma vengono respinti al di fuori e non c'è più possibilità di rientrare. Possiamo dunque pensare che la soluzione di Schwarzschild descrive uno spazio-tempo nato come un buco nero e il risultato è un buco bianco. Descrive uno spazio-tempo nato come buco bianco e il risultato è un buco nero. Finalmente possiamo affermare che il buco bianco è l'esatto opposto del buco nero, dal momento che dalla sua singolarità il flusso del tempo spinge tutto lo spazio al di fuori della singolarità, forzando dunque tutto al di fuori di un confine che è percorribile in una sola direzione, vale a dire dall'interno verso l'esterno. Una volta buttati fuori, non si può più rientrare nel buco bianco. Il mio discorso si conclude qua, come la nostra conferenza. Speriamo di avervi appassionato, incuriosito, e per chi non se ne intende molto di questi argomenti possa essersi un po' avvicinato, ecco. Però prima di passare ai ringraziamenti vorremmo dirvi ancora due piccole cose. Tanto ci sta un applauso per lui. Grazie. Nella lettura. E poi un altro aspetto invece, quindi abbiamo deciso anche di consigliarvi il film, il classico su buchi neri Interstellar, che è proprio il classico film che si consiglia alle conferenze sui buchi neri, perché è proprio un film tra l'altro bellissimo, fatto benissimo, in cui proprio viene raccontato che cosa succede quando si entra in un buco nero, in modo un po' fantascientifico, ma ve lo consiglio perché è molto divertente e anche molto, molto fedele. E poi l'altro film, La teoria del tutto, che invece racconta la storia di uno degli astrofisici più importanti anche legati ai buchi neri, appunto Stephen Hawking. Cominciamo i ringraziamenti e vorremmo innanzitutto ringraziare l'associazione Ligure Astrofili Polaris, che ci ha permesso oggi di essere qui e ha reso possibile la nostra conferenza. Poi volevamo anche ringraziare il nostro prof Andrea Marenco, che oltre ad averci avvicinato a questo mondo, ad averci anche proposto questo progetto di alternanza scuola-lavoro bellissimo, ci ha anche supportato nella creazione della nostra Grazie.
Se posso dire una cosa, volevo scrivere l'apprezzamento per la competenza dei ragazzi e per loro entusiasmo che hanno trasmesso a tutti noi, loro e credo sicuramente anche i loro compagni che hanno partecipato al percorso, e come hanno già fatto anche loro, penso che è importante, lo dico anche nella mia esperienza scolastica, chi li ha aiutati a tirare fuori questo entusiasmo, e quindi Andrea, i loro genitori sicuramente, perché anche loro fanno parte dell'educazione che hanno ricevuto, e volevo esprimere la gioia proprio di vedere questo entusiasmo per la conoscenza, che mi dà speranza, perché il futuro dipende tra i ragazzi che hanno questi entusiasmi, e grazie veramente.